Se possedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4, potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre, se volete, potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games, OrcuVerdeGamer12, scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games, avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games estende in modo permanente l'evento supporta un creatore. Ciao a tutti ragazzi, sono OrcuVerde. In questo video volevo informarvi che poco fa gli sviluppatori di Fortnite hanno pubblicato un nuovo post con aggiornamenti che riguardano il video che ho caricato ieri nel canale. Il video che si intitola Attenzione all'evento Fortnite Marshmallow, avviso per tutti gli youtuber grandi e piccoli. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video, poi a lasciare un bel pollicione in su bomba e seguirmi sui social, pagina Facebook, Instagram e canale Telegram. Se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Nella giornata di ieri, un organizzatore dell'evento Fortnite Marshmallow di Epic Games sul proprio profilo Reddit aveva pubblicato un post dove aveva informato a tutti gli streamer di non caricare il video dell'evento Fortnite Marshmallow o mostrarlo durante lo streaming, durante la live, in quanto è presente la canzone Marshmallow Alone che è stata concessa in licenza a YouTube da Monster Cat, dove gli streamer se la faranno sentire nei loro video oppure durante lo streaming riceveranno uno strike sul canale sul copyright di questa canzone, di cui vi avevo già informato nel video che ho caricato ieri nel canale. Ma poco fa il team di Fortnite sul proprio account Twitter ha pubblicato questo nuovo post con scritto: abbiamo lavorato con il team di Marshmallow Music per assicurarci che non riceverai avvisi di copyright per la pubblicazione dell'evento. Ciò significa che non sarai in grado di monetizzare i tuoi contenuti video, quindi senza poterci guadagnare niente, ma sarai in grado di mantenere i tuoi contenuti pubblicati sul tuo canale, per cui senza correre il rischio di ricevere il copyright strike. Per cui domani, sabato 2 febbraio, quando si svolgerà questo evento, tutti gli youtuber che vorranno portare in live l'evento Marshmallow oppure mostrarlo in un video potranno farlo tranquillamente anche facendo sentire la canzone Marshmallow Alone senza la monetizzazione nella live o nel video, senza ricevere lo strike sul canale del copyright di questa canzone. Come vi ho già informato sempre nel video che ho caricato ieri nel canale, se volete mostrare nel proprio canale l'evento Marshmallow avendo la monetizzazione attiva nel video oppure nella live, nel momento in cui inizierà la canzone Marshmallow Alone vi basterà abbassare tutto l'audio del gioco così che la canzone non si sentirà. E niente ragazzi, vi ricordo che l'evento Fortnite Marshmallow si svolgerà domani, sabato 2 febbraio, alle ore 20 dell'orario in Italia, a Parco Pacifico. E niente ragazzi, se ci saranno altre notizie, novità e informazioni, come sempre ve le porterò nel canale. Quindi altri ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link nei miei social, nella descrizione, e da OrcuVerde tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!